femminile plurale, la produzione di Teledeon dedicata al mondo femminile in ogni puntata eh, a femminile, femminile plurale affrontiamo i temi in rosa o comunque argomenti di attualità cultura o cronaca declinati al femminile o che vedono comunque le donne protagoniste come quelle di cui parliamo oggi. Ho pensato di dare un titolo eh, diverso oggi, donne e creatività l'esperienza condivisa, si capirà perché questo titolo nel corso della nostra trasmissione, a parlare di questo Tema: due donne professioniste impegnate nel mondo della cultura e dell'arte, nel senso più alto del termine, più largo del termine. Mirella Cardarone, presidente di Fucina Domestica, Bentrovata, Buonasera. Claudia Ceci, giornalista, responsabile della comunicazione di Fucina Domestica, Buonasera. ben trovate. Inquadriamo il tema: donne e creatività, l'esperienza condivisa, cioè quando facendo tesoro delle proprie esperienze dotate di estro e di versatilità, le donne si inventano qualcosa che evidentemente non c'è. È il caso di Fucina Domestica, che da esperienza vera e propria si trasforma in una associazione di promozione sociale attiva da settembre 2013. Tutto parte da una casa in pieno centro storico ad Andria. Prima di parlare con le mie ospiti, guardiamo questo filmato. Questo filmato ci ha rappresentato che cos'è Fucina Domestica chiediamo subito a Mirella cos'è Fucina, come nasce. Cos'è Fucina? Fucina è, intanto è una casa ed è casa, casa mia, sono, sono la, la padrona di casa, come dire, e di una casa che si apre a una nuova esperienza. Che, mh, che è quella eh, ecco, del, del salotto culturale, eh, un, un nuovo spazio, uno, uno spazio culturale in cui possano accadere degli incontri incentrati su, eh, su esperienze di eh, condivisione di interessi. E' infatti descritta nella sua presentazione eh, Fucina Domestica come appunto, come dicevi, innanzitutto una casa nel cuore di Andrea, ma soprattutto un luogo intimo e piacevole dove incontrare altre persone e condividere insieme gli interessi. Lei definita una nuova forma di socialità perché in questa casa non si sa mai chi si incontra, c'è sempre gente nuova. E... Spieghiamo un po' come avviene il e... meccanismo di questi eventi, di questa possibilità di incontrare appunto sempre gente nuova e poi l'idea, come sei arrivata l'idea di formare un'associazione poi? Sì, magari mh, è più il caso di partire di là. Ecco, eh, fondamentalmente questa è un'estensione, è proprio l'estensione di una naturale vocazione all'accoglienza che ha avuto questa casa da, da 15 anni in cui la abito e magari anche per gli spazi che offre, perché è una tipica anche casa a corte che ha uno spazio ehm, nel cuore della casa che è aperto e che quindi ha ehm, questo, questo naturale estendersi dei, ehm, degli ambienti. All'aperto, anche quindi offre delle possibilità anche di, di utilizzo o um, un modo di starci che è, è stato sempre ritenuto, ritenuto piacevole, come dire? Quindi la vocazione all'accoglienza che ha sempre avuto. È sempre è eh, Ricordo quando mi hai presentato il progetto di Fucina che eh, mi hai detto, citando una, una persona, ehm, questa persona ti ha detto. Sei un egoista, siete degli egoisti perché avete questa casa solo per voi, sì, esatto. perché non condividerla, quindi da un'idea, da uno scherzo, da sì, una sì, battuta invece è venuta fuori questa idea sì, appunto di metterla a disposizione. Sì, è proprio vero. Eh, abbiamo, abbiamo infatti anche... Eh, ci siamo anche dati uno strumento giuridico ecco, con la fondazione di questa associazione che certo. si chiama Fucina Domestica, che è un'associazione un di, pro, di, di promozione sociale, ehm, a cui si accede ehm, iscrivendosi. Quindi semplicemente iscrivendosi, iscrivendosi, non ha fini di lucro. Non ha, ha... fini di lucro, infatti è un'associazione di promozione sociale, perché in, in realtà l'idea non è quella di lucrare. Eh, ora, eh, anche perché eh, c'è un, un minimo no, di, di iscrizione annuale, voglio dire, possiamo dirlo? Certo, <ride> Parliamo certo. di 5 euro all'anno, certo. è un modo no, per, per coprire delle spese amministrative, così. Eh, Dopo ci sono delle, eh, soltanto delle, eh, dei contributi... Alla spesa magari di una di serata, O di un pomeriggio anche perché magari ci, ci possono essere vari tipi di esperienza, certo. e è aperto è un cammino che è solo l'inizio, È un cammino un po' aperto nella strutturazione. Magari poi dopo certo, ne parleremo. Parlare. E infatti eh, Claudia. Tu sei responsabile della comunicazione, ma la comunicazione è solo una parte eh, dell'attività di Fucina, perché poi spieghiamo anche che cosa avviene con la eh, comunicazione. Che cosa accade in questa casa? Mirella ha solo accennato, cioè, esistono diverse tipologie di eventi, ma la Fucina nasce appunto come un luogo eh, concreto, fisico di condivisione, ma una condivisione... Eh, estremamente larga, 360 gradi, di, sì. diversi, eh, di diverse esperienze. Sì, è un luogo di condivisione e molto anche di sperimentazione. Dopo tanto parlare, discutere del, dell'argomento, siamo riusciti a individuare delle sezioni, a sintetizzare in qualche modo le nostre idee e abbiamo pensato alla sezione principale che si chiama Fare Salotto, riprendendo ovviamente il discorso dei salotti culturali e letterari che si perde nella notte dei tempi, L'abbiamo ritirato fuori perché pensiamo che possa essere bello condividere iniziative culturali. A questo proposito insomma, abbiamo cominciato a lavorare col teatro, con i reading, degustazioni, mostre, installazioni <ride> e, e anche laboratori di cucina, di cucina che rientrano in questa sezione. Poi abbiamo pensato a una cosa. che il salotto quasi si fosse tra amiche, insomma, no? Sì. Cioè, dalla, 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 dalla condivisione appunto dei eh, laboratori di cucina, cioè mettere a disposizione la propria conoscenza, su cui poi Mirella ci dirà eh, un po' di cose, però. Eh, Parte appunto dalla come se fosse un gruppo di amici che, si, che condividono, che dividono tra di loro appunto le diverse eh, esperienze acquisite diciamo in quel, sì. in quel settore. Quindi non, non parliamo di eventi in quanto tali a cui assiste un pubblico, in realtà c'è proprio una compartecipazione, o sì, sbaglio? Sì, il pubblico partecipa e soprattutto c'è un discorso di, di collaborazione col territorio. Ci interessa molto un discorso di valorizzazione certo. de, degli, degli artisti e delle persone che vivono questo territorio. Invece a proposito di, di condivisione, un'altra idea che abbiamo avuto rispetto a Fucina è quella degli aperitivi al tramonto. Ecco, spieghiamo di che si eh, tratta. Questo è un discorso estremamente legato alla casa, a questa casa, non a una casa qualsiasi, qualsiasi. perché ha... Una vista sull'ovest, sull'orizzonte al tramonto. E quindi Il sui terrazzi. Nostro... <ride> Il panorama sì, sì, è, 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 è molto, molto sì, particolare, Poi proprio... mentre noi parliamo scorrono le immagini per cui eh, chi ci guarda capisce di che cosa stiamo parlando, cioè di eh, una vista che non ha mh, insomma, paragoni, cioè parliamo di una vista sul centro storico, in pieno centro storico ad Andria, abbiamo il castello, si vede il castello, c'è cioè una... Insomma, una visuale molto, molto particolare. Sì, perché poi la grande particolarità della casa è proprio quella di essere un posto in cui si è ad Andria, ma non, non si avverte di essere ad Andria perché si sta in alto, non ci sono i rumori del traffico, ma i suoni. E in più questo panorama che va da, dal tramonto al Castel del Monte e alla Murgia. E quindi molto, molto invidiabile. E poi abbiamo detto l'altro elemento: cucina domestica. Sì. Che cos'è cucina domestica? Cucina domestica è, è un tentativo di valorizzazione del patrimonio enogastronomico, sia italiano che, che locale, e per cui c'è la possibilità, eh, concordandolo prima, di, di organizzare degli incontri, che siano dei pranzi, delle cene, ma anche delle colazioni di lavoro, degli aperitivi e poter assaggiare. Eh, le portate preparate direttamente in fucina, sperimentate e preparate direttamente in cucina. Qui, eh, anche qui, eh, come accennavamo prima, eh, Mirella ci tiene particolarmente a questa sezione perché eh, da quello che è emerso nel nostro parlare in, queste, in, in, in questi giorni, eh, tu dicevi ad un certo punto io eh, mi rendo conto di avere a mio favore ovviamente, un patrimonio eh, di conoscenza come per esempio... Eh fare gli strascinati o fare i cavatelli, perché non metterlo a disposizione di altri o eh, i dolci natalizi per esempio? Probabilmente nelle case di molti non c'è più questa possibilità, perché non mettere a disposizione? Sembra un'idea quasi eh, già ripresa, cioè quella di fare dei laboratori di cucina, ma in realtà qui c'è qualcosa di più, cioè appunto in questo caso appunto la condivisione del, di un patrimonio di conoscenza. Beh eh, sì, io posso dire... L'esperienza all'interno di Fucina, ehm, poi dopo ne parleremo anche perché, ecco, certo. eh, dopo, parlando un po' della squadra, certo, no? certo. Di, del, del motore no? che fa, fa ehm, il, il momento propulsore per, per lo svolgimento certo. delle idee, eh, parleremo anche di altro, di chi poi si occupa di più di sperimentare i piatti o gli allestimenti certo. degli stessi piatti, quindi architetture dei piatti di cui non, non mi occupo io, ecco perché eh, io sono più depositaria della tradizione in cucina, ma per tradizione io intendo manualità, ora non, non tanto di, eh, di ricette certo. o così, e eh, interviene una sorta di, eh, di, di ponte, di ponte della storia, almeno della mia storia personale. Io mi rendo anche conto che ho sempre notato che eh, anche delle mie coetanee eh, non avessero eh, la, la, la sapienza, la manualità nel fare non so, le orecchiette, tutte queste cose qui. Eh. <ride> Che, che io so fare perché già dall'età di 5 anni io, insomma, mia mamma mi aveva insegnato a fare le orecchiette e per dirne una insomma, orecchiette certo. ma tutto quanto riguardi eh, la manualità in questo tipo di progetto mi, sembra, mi è sembrato importante eh, trasferire questa sapienza perché mi è stato chiesto ma non, non solo in questo momento ma è una cosa che durante... Anni. Negli anni spesso qualcuno mi ha chiesto: Ma perché non mi insegni a fare le orecchiette, eccetera. Io, da quasi da brava nonnina, <ride> hai pensato. Di... Non l'ho mai fatto in realtà, ma ehm, ci siamo resi conto che questo tipo di richiesta è veramente ehm, è importante e quindi. Eh, il, il, il tavoliere, come si dice ad Andrea, eh, ha cominciato a funzionare. Il, la prima esperienza che abbiamo avuto, di, abbiamo chiamati, eh, questa sezione qui l'abbiamo chiamata laboratori esperienziali uh -huh. in, in, in cucina, ehm, l'abbiamo fatta con eh, i prezzelli, cioè i dolci. I dolci. Di è, stato, è stato possibile stare in cucina eh, da, dalla fase preparatoria fino alla, al vassoio che ognuno ha portato con sé a casa con tanto di eh, orgoglio, di, di orgoglio sì, eh, eh, mh, ha portato con sé le varie fasi sono state seguite insieme eh, dal, dall'impasto a, a vederli crescere. Un'esperienza di condivisione davvero molto, molto simpatica, semplice, eh, diretta, vera direi. Eh, questo è stato un... Continuerà con le orecchiette, adesso non lo so. <ride> ecco, poi man mano, non, non, so, non, è, non è un I programma già tanto di che ecco, ecco, segue un po' l'onda delle. Anche delle, delle idee richesse, che vengono... Che idee. vengono uh, come accennavi tu, uh, sono tre i concetti chiave, la, la faccio da entrambe la, la domanda, uh, tre i concetti chiave intorno a cui ruota poi l'attività e l'esperienza di, uh, di Fucina, cioè il concetto di rete, il concetto di squadra e il concetto di comunicazione, come uh, dicevamo uh, poc'anzi. Mirella, tutto parte dalla rete, cioè la volontà di fare parte, praticamente uh, voler creare una rete con il territorio. Sì, eh, questo sì, perché ecco, eh, anche ultimamente in Puglia se ne parla, se ne parla spesso eh, di questa cosa delle, eh, delle esperienze eh, domestiche, perché ehm, per esempio questa cosa delle case galleria ecco, in Puglia... Ecco, parliamo, parliamo Puglia, di, di, di che cosa sì, si tratta? Sì, parliamo, parliamo eh, si tratta di... Ecco, mh, per esempio qui c'è eh, questo... Eh, articolo ehm, che, ripreso, dava, che dava sì, dalla Repubblica dalla Repubblica, che ne parlava sì, poco tempo fa, sì, insomma, sì. il mese scorso, sì. queste e Galleria eh, parlava dell'esperienza di, ehm, di offrire le pareti. In questo caso sì, ora magari il nostro è, è, un, è un progetto che eh, comprende sicuramente questo e che magari va oltre per alcuni aspetti, si diversifica ovviamente, e eh, case gallerie in cui poter ospitare, cioè una casa che possa ospitare, mettere eh, a disposizione le proprie pareti e diventare intanto da, dal personale diventare un momento anche collettivo per la condivisione di percorsi artistici e quindi... Eh, Case sia di artisti stessi che mm. si aprono eh, al pubblico offrendo la visione delle proprie opere ehm, eh, ad un pubblico più differenziato. Certo. O case qui, che questa è una peculiarità. Oppure ci sono appunto case che, che possano ospitare invece delle, delle... Ti faccio una domanda <ride> a, a, a questo proposito. Mi viene spontaneo chiederti, ma eh, se si va verso questo tipo di esperienza, no? eh, verso questo tipo di arte di cultura così diversa rispetto a quella canonica che noi conosciamo che si estrinse che è in forme diverse rispetto a quella canonica. Ma secondo te questo va a colmare una mancanza o una lacuna o è un modo adesso alternativo di vedere appunto di considerare l'arte? Bah, io, non, io faccio, il, caso di faccio sì. il riferimento al caso di Andrea. Andrea purtroppo vive questa lacuna perché eh, non abbiamo un teatro, non abbiamo una, eh, una, un luogo fisico, che anche se sono in corso dei lavori, però al momento eh, Andrea non ha un luogo fisico che permetta questo tipo di attività, spettacoli, eh, teatro, eccetera. Quindi la vostra idea probabilmente si è inserita anche in un momento... Che registra questa mancanza. Quindi è un'idea innovativa che, però allo stesso tempo, è... era necessaria. Beh, ora, io non, non abbiamo avuto la velleità di sostituire alcunché in realtà, non è nato da questo. Mi rendo anche conto che se il territorio esprime una mancanza, ehm, magari può dire a questo nuovo strumento in qualche maniera cioè, proviamo ma proviamo a elaborare, ecco. non abbiamo la velità di voler riempire riempirci. Certo, certo, nonostante ci sia, sia l'esigenza collettiva, no? proviamo a reinventarci. Cioè, proviamo a reinventarci sì. in modo diverso. Sì. Volontà di, ehm, di fare rete appunto sul territorio, quindi di creare anche degli scambi, delle collaborazioni importanti anche con altre realtà esistenti, in Puglia e anche fuori della Puglia. Sì, assolutamente sì. Ehm, in, in realtà dentro questo movimento che in Puglia, come molte cose un po' sono all'avanguardia in Puglia nell'ultimo nell decennio, eh, eh, anche, questa, eh, anche questa è diventata una, un, un filone, effettivamente un filone culturale. E la volontà di fare rete è quello di non entrare in contrasto, di non sentirsi certo, in competizione. Questo, certo. è, è importante. questo è importante, fare rete con alcune, per esempio eh, eh, abbiamo individuato e siamo in contatto, per dire, con una realtà di Lecce che è il Salotto Culturale Samà, con cui eh, siamo, siamo entrati in sinergia, in sinergia. Eh, mm -hmm. per poter ognuno eh, fare da, da moltiplicatore ecco, all'altra realtà. Claudia, quindi rete, collaborazione, l'idea di squadra, perché siete in questo momento due, ma in realtà dietro di voi ci sono tantissime siamo altre da persone. Cinque in su. Che lavorano appunto alla sì. Fucino, ognuno con un suo ruolo, ma in realtà anche molto duttile, perché insomma sì. tutti bravi a fare qualcosa, insomma. Abbiamo dei ruoli, delle competenze specifiche che sono anche uno dei motivi per cui siamo tutti insieme. Oltre al piacere e di stare insieme fermento. Io con entusiasmo che sono, ad uh, eccezione di Pino Cimino, sono praticamente donne Tutte donne. Quindi, <ride> però l'eccezione ci sta bene. Ci sta bene, ha ah, il suo perché. Insomma. Dunque, la regola è confermata. <ride> quindi, e quindi cioè, ci piace pensare che ognuno sa fare qualcosa bene, e quindi siamo lì per questo, però siamo estremamente flessibili. Cioè passiamo dallo scrivere un comunicato per un evento ad asciugare i piatti <ride> se o, necessario o qualsiasi altra. Cosa. Vogliamo ricordare chi sono gli altri componenti della, della fucina? Sì, allora c'è Pino Cimino che è il vicepresidente di Fucina, nonché architetto, ed è lo sperimentatore ufficiale, direi così, sia degli allestimenti, quindi di tutta la parte eh, scenografica, scenografica che è in cucina. Quindi nella sperimenta. preparazione dei piatti negli abbinamenti, nell'architettura, nell e nella costruzione vera e propria del piatto. Poi c'è Roberta Chieppa che è anche lei architetto e si occupa della fase progettuale degli eventi e delle attività. E, e oltre a questo si sta dedicando in maniera particolare all'aspetto grafico di cui abbiamo, di cui in cui abbiamo parecchi. Ecco, <ride> sì, infatti, ecco, viene per ogni evento. Ecco, spieghiamola cosa è stato. Ecco, non, non, non si capisce perché così tante, perché sì, ma appunto... Ma questo, è, sì, questo qui è il logo, no? Eh, di Fucina. Questo è il logo di Fucina, eh, tra l'altro eh, disegnato da Carla Palladino ed è, è un, logo, un logo che ricorda, non so, posso prenderlo? Certo, <ride> certo. Un logo che, che contiene la F e che ricorda la F di Fucina, ma c'è anche una scala che mm -hmm. allude a perché è al secondo piano, quindi allude all'attività all di salire. <ride> e, e sì, e che racconta, ogni, ogni evento è raccontato da, da, da un diverso bigliettino, come dire, che sono bigliettini alla fine di presentazione, ma che dietro portano un po' il, il ricordo dell'evento, eh, con, con dei simboli, ecco. Quindi nella simbologia c'è sia il nome dell'evento che è il simbolo che ricorda quindi, il perché eh, allora, no, compresa conservati. la tessera compresa la tessera che in realtà sì diventa una, una sorta di gioco no? quindi avere un po' tutte le carte, le carte. Eh, compresa la tessera che è fatta da un buco perché ah sì ecco il logo praticamente che è il sì. logo sì che okay. è il logo e bene infatti Dice pensiamo sì, a un premio speciale per chi ne collezionerà di più per <ride> i fedeli quindi questo è, questo è il compito di eh, Roberta. Poi c'è, eh, vabbè, ovviamente Mirella e Claudia. E poi c'è Monica, eh, Monica Guglielmi, Guglielmi, che è una psicologa che si occupa in particolar modo delle pubbliche relazioni, delle relazioni esterne di. Di scovare anche altre realtà, altre associazioni che possano mettersi in contatto con noi e con cui realizzare delle iniziative insieme, insieme. quindi la collaborazione, come dicevamo e da ultimo eh, appunto la comunicazione: la comunicazione perché eh, non è soltanto eh, comunicazione all'esterno, cioè quello che la Fucina fa, realizza, eh, quindi una sorta di invito a, ad aderire a partecipare. Comunicazione nel senso proprio più eh, largo del termine, quindi in testa ai rapporti con le persone, in tessere le relazioni, in modo tale che si crei appunto questo, questo continuo processo di osmosi tra chi è all'interno della fucina e chi invece è all'esterno e si, eh, si avvicina appunto a questa realtà eh, ignorandola sì. fino ad allora praticamente. Sì, quindi cerchiamo di interfacciarci con portali culturali di, a livello nazionale e con realtà all'estero. Una delle prime cose che abbiamo realizzato è la pagina Facebook francese in concomitanza con la pagina italiana, in modo che anche in Francia possano sapere di che cosa ci stiamo occupando e magari venirci a trovare. E in effetti poi vedremo tra un po' ci sono dei, 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 dei contributi che eh, parlano appunto di, eh, di questo. Presidente, eh, l'associazione tra gli obiettivi leggo ha l'elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di solidarietà sociale e sviluppo del territorio, e delle sue risorse materiali e culturali, per soddisfare bisogni di conoscenza, comunicazione, ospitalità e scambi culturali e sociali. Un bel progetto ambizioso che, come dire, travalica il semplice aspetto di intrattenimento e di evento artistico-culturale, cioè vi ponete anche un obiettivo diverso? Sì. Ehm. L'esperienzialità, non so se si può dire, ma io lo uso, oso questo termine. Eh, a livello di scambio, per esempio, c'è una cosa fondamentale. Tra l'altro anche un attimo accennata, non, non, abbiamo, non abbiamo ancora avuto modo di approfondirla, ma eh, di di accennarla con le primissime esperienze già avvenute, per esempio del concetto di turismo esperienziale. Turismo esperienziale non ci proponiamo come un bed and breakfast, cioè non in senso dell'ospitalità per far dormire gente, cioè non è questo. Ma questa cosa parte anche dal, dal desiderio di fare esperienze di questo genere quando almeno io vado, non so, all'estero, per esempio. Cioè la, la, il desiderio di eh, arrivare in un luogo e cercare di bucarlo il più possibile, di approfondirne la conoscenza il più possibile. Quale strumento migliore se non affidarsi certo. alle persone che di quel luogo sono? E, e quindi immaginiamo, così come è già successo. Ehm, gente che arriva magari dall'estero e si possa mh, offrire la suggestione di girare per campi, girare per Murgia, eh, tornare a casa o magari andare a raccogliere le cime di rape dopo fare le orecchiette, mangiarle. E, eh, e aver conosciuto una fetta di vita reale, Ecco, questo eh, senza volersi inventare niente di, eh, di trascendentale. E niente che sia diverso dal vero. Ecco, questo è ehm, questa idea vuole, di turismo. vuole essere uno scambio, che è uno scambio, uno scambio di culture, io credo molto a queste cose perché le ricerco. Ci <ride> fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo subito. Ci eravamo fermati solo per lo spazio della pubblicità. Bentrovati a Femminile Plurale, decima puntata per questa nuova stagione 2013-2014. Oggi parliamo di donne e di creatività, l'esperienza condivisa, ovvero quando eh, facendo tesoro delle esperienze proprie, dotate di estro e di versatilità, le donne si inventano qualcosa che non c'è, e a parlarne con me, eh, Mirella Caldarone, presidente dell'Associazione di Promozione Sociale della Fucina Domestica, ben trovata ancora una volta, Claudia Ceci, giornalista responsabile della comunicazione della eh, Fucina Domestica. Eh, per chi si fosse sintonizzato ora, presidente Mirella, spieghiamo che cos'è Fucina Domestica. Abbiamo detto Fucina Domestica è una casa, ma in realtà è un simbolo, significa... Eh, sì, è una casa che apre i propri soci durante degli appuntamenti, degli eventi, quindi diventa uno spazio culturale eh, da, eh, da condividere e da frequentare eh, durante appunto, questi appuntamenti che fanno parte di un programma certo. eh, in corso di determinazione. Fucina cos'è Fucina? <ride> Fucina è, eh, eh, si chiama così perché eh, è rappresenta, è, è un laboratorio, è un laboratorio continuo di idee, è un modo per forgiare delle forme, delle forme, eh, appunto, eventi, delle forme culturali, ecco, diciamo è così. È una fornace, certo. una fornace in cui... Eh, eh, succede, possa succedere sempre qualcosa, bolle sempre qualcosa, un po' in pentola, no? un po' era stato eh, all'inizio, era stato anche un po' un gioco che era venuto in mente, tipo cucina-fucina, ma in realtà vogliamo comunque sgombrare il campo da ogni tipo di equivoco: eh, non, è, non è un ristorante in casa, certo. non, non vuole esserlo. Certo. Non, anche se ehm, si parla di valorizzazione di cultura locale e non, per cui dentro ci sono anche i sapori, voglio dire, ma. Non ha, non, non ha la, la sua vocazione principale assolutamente no e prima della pubblicità parlavamo appunto del turismo esperienziale, questa nuova forma di eh, turismo quando qualcuno eh, del posto dà la possibilità a eh, fa conoscere ai turisti, soprattutto stranieri eh, il territorio, la cucina le abitudini e quale forma migliore come dicevi tu poc'anzi, se non quella di mettere a disposizione la propria territorialità appunto a favore di eh, queste persone che appunto non conoscono il posto ed è un'esperienza che ha già ha avuto risultati positivi per esempio con tedeschi e con i portoghesi, vero Mirella? Eh sì, una francese anche, <ride> una francese e che... È ha potuto raccontare addirittura nello stesso francese eh, un filmato che poi sarà usato eh, nella pagina della cucina domestica France che è gestita direttamente da Parigi eh, ha potuto spiegare in francese eh, a, a qualcuno che potesse voler fare la stessa esperienza eh, la propria esperienza per esempio di una domenica eh, passata ad Andria come eh, ad andare in giro a, a dire eh, com'è la Puglia eh, eh, ad andare in giro al castello sulla Murgia e poi essere tornati a casa e aver potuto eh, imparare a fare il ragù, ehm, che loro chiamano la sosa alla bolognese, no? e <ride> eh, aver potuto fare le orecchiette e aver eh, avuto... La particolarità di, come dicevamo prima, di approfondire eh, un aspetto della, della vita di un luogo che non conosci. Che non conosci. E a questo proposito c'è un filmato molto, molto carino. Sì, esatto, è quello che lei ha voluto. cioè l'abbiamo girato perché. in cui lei racconta poi in francese qual è stata la sua esperienza, mentre facciamo le orecchiette. Guardiamo. Bonjour, je voulais vous parler de ma très belle expérience de mes vacances en Italie dans les Pouilles, euh, où je voulais découvrir la culture, les paysages, la gastronomie de cette région. J'ai été accueillie par Myrène dans sa très belle maison d'Andria, dans une maison d'un très, <laughs> très beau cachet. Et Myrène m'a emmenée dans des endroits magnifiques de la région, très peu connus des touristes et très appréciés des habitants de la région et très éloignés de la foule. Vraiment une belle opportunité. Et en plus, elle m'a permis d'apprendre à faire les oreillettes, les pâtes traditionnelles dominicales, qu'ensuite nous allons déguster tous ensemble avec la sauce à la bolognaise, et qui sont vraiment les saveurs typiques de la région. Donc, raccontiamo, abbiamo avons vu raconter l'expérience de la en français à qui. eventualmente volesse imparare questo tipo di esperienza, condividerla eh, o semplicemente appunto, eh, come dire, condividere questo momento con eh, gli amici francesi di quello che era accaduto una giornata appunto in eh, Fucina. Come accennavi eh, poco fa, ehm, la Francia si appresta, da Parigi si appresta praticamente qualcuno a replicare questo tipo di esperienza o comunque a riportare l'esperienza di Andrea a Parigi e si appresta e se qualcuno che eh, legge il contenuto eh, fosse interessato a fare la propria esperienza si appresterebbe <ride> io non so se si appresterà perché sta per nascere la pagina anzi no è già nata la, la pagina sì in realtà è una pagina eh, che non ha propri contenuti ma che eh, riprende i contenuti i nostri contenuti e eh, in francese perché vengono eh, da parte di Emilie Gouffier. <ride> precisamente da, da Parigi vengono tradotti lei in realtà per esempio è la sua eh, cioè, completa un po' il suo lavoro no? perché lei anche francese. si occupa di comunicazione ma è francese quindi Spiegaci. si occupa di comunicazione no dico perché lei Sì, noi abbiamo pensato a questo siccome siamo partiti dall'idea che trattandosi di una casa gli eventi partono da lì anche se già, stiamo già immaginando un'espansione di questo discorso però visto che partiamo da qui da Andria lei per adesso Emilie si sta occupando di tradurre e quindi far conoscere a, a insomma ai francesi speriamo a, a tanti, a tanti francesi, francesi quello che stiamo facendo qui sempre ecco per un discorso ci piacerebbe che qualcuno di loro venisse a trovarci quando parliamo di turismo esperienziale si inserisce anche un'altra esperienza che avete vissuto quella di Castel dei Mondi, perché eh, eravate in piena fase eh, di nascita, come la chiamate voi, sì. una fase gestazionale, perché voi sì. effettivamente ufficialmente siete attivi da settembre 2013. Sì. Però l'attività la, ehm, ufficiale, appunto, dell'associazione è stata preceduta da questo momento importante, appunto. Sì. Spieghiamo un attimo che cosa è accaduto. Ecco, in realtà già ad agosto eravamo a nelle attività. Nel delle attività? Sì, perché abbiamo pensato di affiancarci da esterni, come partner esterno, alla diciassettesima edizione del Festival Castel dei Mondi e ospitare. che è un festival internazionale. che, è un festival internazionale cui... che ha un'importanza un particolare certo. non solo per Andria, ma per la Puglia e per l'Italia come certo, certo. rilevanza. E. Passano da qui tutti gli anni tanti artisti, abbiamo pensato che potessero aver voglia di trovare un po' di ristoro, anche per un'oretta durante la giornata, magari quando fa molto caldo. <ride> la famosa contro. E quindi ecco, questa idea di ospitare non solo gli artisti, anche i giornalisti, gli operatori del settore, tutti gli addetti ai lavori del festival che vuole essere Certo, perché il festival ha comunque un indotto eh, molto copioso, per cui eh, dare la possibilità di sì. un ristoro anche a coloro che lavorano magari dietro le quinte, che si occupano della comunicazione. Sì. Era una cosa a cui non aveva probabilmente pensato nessuno. Ecco, sì, è, tra l'altro poi si viene a contatto con una serie di persone bellissime e appunto la, la condivisione, la collaborazione è partita da lì. E questo ci ha, secondo me ci ha motivato sì. maggiormente. Sì, se posso aggiungere, certo. l'idea cioè, era proprio quella di eh, offrire una casa a chi in quel momento era fuori casa. E spesso abbiamo visto negli anni ciondolare, ciondolare per, durante la controra certo. <ride> ad e, Andrea, il momento, il momento diciamo... in cui è tutto chiuso e in realtà il ristoro è un ristoro emotivo, cioè non abbiamo fatto niente di particolare se non offrire un po' di, di, di relax, un po' di sentirsi a casa, infatti da loro è stato eh, molto apprezzato eh, questo. Infatti ti avrei chiesto esattamente questo, cioè la <ride> sì. fine poi dell'esperienza, il vostro è stato sicuramente un bilancio positivo, da parte invece di chi l'ha vissuto? Vuoi dirlo tu? <ride> eh, C'è stato un, un ritorno, innanzitutto proprio da, dal punto di vista dei commenti di chi poi è passato, abbiamo ricevuto tante mail, tante telefonate di persone contente di essere state lì e poi sono state messe delle basi per delle collaborazioni future. Perfetto. Eh, vogliamo ricordare un po' Mirella quali sono le attività che si sono tenute in questi mesi eh, all'interno delle tre categorie, no? quindi mm -hmm. fare salotto, aperitivo al tramonto e cucina eh, domestica e magari lanciare già anche qualche nuova idea per questo anno in corso. Sì, ecco, avevo preso degli appunti perché. Sono <ride> tanti, <di> <ride> neanche tanti, però ecco. Vabbè, a parte questo, durante la fase gestazionale, questa esperienza di Castel dei Mondi, che è stata la prima in assoluto, e che ha un attimo tracciato proprio le Il linee percorso, guida certo. di questo fare, di questo ricevere persone. E poi c'è stata l'inaugurazione che abbiamo chiamato equinozio d'autunno, che è avvenuto è in un momento messo in apertura. Sì, esatto, in un nostro... momento dell'equinozio proprio di un passaggio di stagione e quindi anche un passaggio di stagione della casa, no? de, de, della, degli ambienti. Oh. Eh, attraverso questa nuova eh, funzione, in alcuni momenti, perché poi normalmente è una casa, cioè si sappia, cioè non si può arrivare, non si può arrivare, cioè si arriva sol soltanto eh, se si è associati e se, eh, se c'è un evento, cioè, altrimenti più più. sono ospiti miei perché arrivano in cioè. casa, ogni, come, come ogni, così. E, ecco un... Um, Abbiamo, la prima esperienza è stata un po' particolare. Il primo evento si, si è chiamato eh, As Slow as Possible, cioè eh, il, 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 il più piano possibile. Quanto, quanto più piano è possibile. Un po' eh, tradurre l'inglese magari non in modo esatto, ma As, as Slow as possible, as possible: che è stata un'esperienza di sleep concert. concert. Questo, eh, sono esperienze che arrivano, sono, sono poco comuni in Italia, sì. ma in Europa alcune, ma arrivano un po' dall'America. Sì. Questa esperienza di vivere una notte eh, con, ehm, con un, un concerto, spesso se, si fa con del, degli artisti che suonano Suon musica, musica sperimentale, musica con suoni molto. Non sono, non sono del settore, non eh. so chiamarli, ma comunque in musica sperimentale, eh, suoni molto allungati, molto, molto slow anche quelli, che eh, spesso eh, sono serviti anche per sperimentazione in, in psicologia, la sperimentazione del ritmo sonno-veglia, perché vuole proprio accompagnare sulla soglia del sonno, ma che sonno non è, ma non è neanche veglia. Perché anche eh, la, il volume è assolutamente basso e sei lì che sei su un letto, sei su un divano. Quindi abbiamo preparato eh, e questo anche qui, ambiente, parliamo, le sì, immagini abbiamo preparato questo ambiente, l'idea di quello che è ecco, accaduto e abbiamo dormito insieme, cioè insomma nel salone così. Ma molti si sono addormentati, io anche un, un po', <ride> chi, chi più, chi meno, con queste luci soffuse del centro storico che entravano direttamente in casa. Quindi questa luce gialla, Notturna e, ehm, e la mattina alle 7 ci siamo svegliati, perché era finita questa, che però non era un concerto, era, era un, un DVD, no? cioè uh -huh. erano 7 ore di musica, eh, con, appunto con questo volume molto basso, che alle 7 di mattina sapevamo già sarebbe finito. Abbiamo fatto colazione tutti insieme, ecco questo è stato, quindi abbiamo salutato il giorno un po', eh, è, stato, è stato bello, Insomma, questa è la prima esperienza di Sleep Concert, probabilmente abbiamo cominciato inaugurato. con la cosa un po' più strana, e <ride> un po' più difficile da, però è stato, che è però stata ha una riscosso bella anche qui, diciamo, una... Sì, ha, ha riscosso quel successo su una decina di persone che eh, sono state interessate a farla e è, è stato bello condividerlo così. L'altra esperienza ecco, si è, è partita addirittura dalla condivisione del sonno. Che è, di solito è stata la più dura è un, un momento, intimo, un momento è stato solitario, sì. insomma, sì, ecco, è stata la più sì. dura, ma <ride> abbiamo fatto, abbiamo fatto questa esperienza qui. Eh, parliamo, subito dopo subito, invece. Dopo, mm -hmm. subito dopo abbiamo, ehm, c'è stato. <coughs> Maldasia si chiama, questo appuntamento eh, fatto di ehm, eh, letture, sonorità e fotografia. Ti fermo però perché su Maldasia dobbiamo spendere qualche parola, parola in più. Um, faccio un'altra domanda prima. Quanto ha inciso sulla... Um, Sull'attività di Fucina, sull'idea della Fucina, anche la tua eh, esperienza personale, la tua formazione personale. Tu sei eh, una, una donna che ha mh, voluto fare eh, tante esperienze lontano da casa, in territori diversi e Maldasia nasce proprio da un tuo progetto, da un tuo viaggio appunto eh, in queste terre. Quanto ha contribuito la tua formazione e la tua passione in questo progetto? Diciamo che l'esperienza che ho avuto due anni fa in Asia ehm, non, aveva, non, non sapeva di potersi trasformare 100. in un Bene. reading, tantomeno in fucina, perché eh, l'idea era assolutamente molto vaga e eh, dopo si sono soltanto eh, coagulate queste esperienze, è venuto fuori eh, questo reading eh, fatto su quanto ero andata scrivendo in quei mesi in cui sono stata in Asia eh, e anche fotografando vista anche la mia passione per queste certo, due arti, per tua, cioè lo, per lo, lo scrivere certo. e la fotografia. Certo. E, e, quindi è, è, nato, è nato solo dopo questa eh, questo quest idea progetti, che non è stata sì. mia. Ecco, io in realtà eh, sono stata anche un po'... Colta Sì, di mo, molto, molto di sorpresa perché mi è stato chiesto se avessi scritto qualcosa... Eh, chi me l'ha chiesto, che poi è Fulvio Schinzeri, che si diverte molto, è un grande appassionato di letteratura, di musica e, e mm, ha molte esperienze. Sta facendo tante esperienze di questo tipo, mettere su dei, dei reading. Cioè. E, e mi ha chiesto se avessi scritto qualcosa e. In questo viaggio. Non, non mi ha chiesto se avessi fatto delle foto, l'aveva dato un po' per scontato, per scontato visto che, mia, insomma, passione, che è la mia passione. Quello che mi appassiona di più è la fotografia. Ehm, io ho passato il testo e è nata questa cosa, che devo dire è stata evidentemente molto forte, perché si è ripetuta per tre volte e ha rischiato anche una quarta. Io mi sono un po' opposta perché. Mi è sembrato anche troppo, <ride> troppo autoreferenziale, non so dire. Mi, 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 allora siamo di classe. poi c'era il desiderio eh, anche eh, di, di, so. di, di sperimentare altro, di sì, andare avanti cioè, con beh, la. certo, certo. però la ecco, anche se, probabilmente tornerà. Ecco, magari Barletta in trasferto lo <ride> faremo perché l'hanno chiesto, chiesto, fuori di farlo fuori. Insomma, questo format è, è, stato, è, stato, è stato. molto apprezzato. Quindi ecco, raccontiamolo, raccontiamolo. Allora, eh, ecco, da, da anzi prima, prima di, sì. di eh, raccontarlo guardiamo il filmato così poi sappiamo di che cosa stiamo parlando. video di Maldasia. Claudio. Maldasia è stata un'esperienza molto bella per me che l'ho vissuta da esterna. È un reading, però è un diario di viaggio. È un diario di viaggio di, di Mirella e, assieme ad altri autori importanti della letteratura accompagnato da, dalle sue fotografie dell'Asia e dalla musica di Fulvio Schinzeri, che poi è, è, chi, è la persona che ha voluto mettere insieme il tutto e presentarlo. È, è molto emozionante. È stato uno degli eventi, eh, non solo appunto um, dato il numero di, uh, di repliche, ma ha uh, avuto una, uh, una risonanza fortissima, perché si è parlato di questo evento per tanto tempo, secondo te perché? forse per l'intensità appunto della per l'idea del, del viaggio di, di un viaggio solitario e, e allo stesso tempo a contatto con tante persone tante realtà diverse e per l'idea secondo me anche di viaggio proprio come percorso come il viaggio catartico l'avventura e quindi secondo me è uno dei come dire dei, degli archetipi per noi il viaggio, per cui ognuno in qualche modo si è, è immedesimato, mm -hmm. si è ritrovato e quindi ha rivisto dei desideri e delle paure in questo percorso. Mirella. Sì, devo dire che poi anche nelle discussioni, perché poi questi incontri sono belli perché non, non c'è fruizione e poi abbandono del luogo. Certo. Eh no? È molto certo. importante eh, dopo eh, parlare di quello che. Di quello, a cui si è assistito. Esatto, cioè di quello a cui ti fa pensare un'esperienza. Un e eh, si è parlato molto ecco, di questo aspetto, dell'aspetto delle paure, che per me fondamentalmente è, è, è stato il tema portante. Eh, un, un viaggio in solitaria ti mette a contatto di più con le tue paure e, ehm, e ti aiuta a superarle perché farsi, farsi travolgere da una paura significa non uscirne, significa non, poter, non potersi appoggiare, non avere un momento di appoggio, e significa gestire, cercare di gestire al meglio le risorse che abbiamo a disposizione, questo fortifica una crescita. E quindi confrontarsi su questi temi è stato bello, evidentemente... <ride> entusiasmante. Quali sono gli altri eh, eventi che si sono succeduti eh, poi nel, nel tempo? Anche perché ci sono appunto le diverse sezioni, eh sì, sì, quindi magari raccontiamone qualcuno per dare l'idea di quello che è avvenuto nella, nella cucina. Ecco, eh, subito dopo è accaduto un, un appuntamento di teatro con Ippolito Chiarello, che è un attore di teatro, ma ultimamente si sta, eh, un attore che si sta imponendo anche l'attenzione del, del, del cinema. Infatti in questi giorni sta uscendo un suo film ehm, ed è stato e lui ha eh, rappresentato un, un monologo comunque eh, che si chiamava eh, Quanto mi dai se ti uccido. Mm -hmm. eh, anche lì è, stato, è stata una bellissima esperienza. Eh, coinvolgimento massimo con, con, eh, con i presenti, i partecipanti e poi sempre un aspetto molto apprezzato da tutti, quello di... Eh, non lasciare l'attore o l'autore, lasciarlo andare, ma eh, condividere il dopo e quindi parlare, parlare di quella stessa esperienza o di altre in corso e quindi conoscere personalmente. Vediamo con il, il filmato. Il Io sono solo per quella sacra luna che in argenta le cime di quegli alberi, io giuro, no! Che... Non giurate la luna, l'importante luna, che trasforma la tua sfera ogni mese per tema che anche la fortuna si dimostri a far di lei mutevole. Luna, <ride> tu parli solo a letto, le persone ora chissà quante canzoni mi hanno già dedicato, ma io, io sono diversi. Sì, lo so, puzzo di morte. <ride> <ride> per andarsene pensieratamente al creatore per sparire degnamente la faccia della terra ci vuole un signore e comunque è vero eh, che morire non è il modo peggiore per essere morti buono wow. <ride> Qual è il film che hai girato che stai facendo? Che allora c'è il, il venditore un... di medicine ah. che esce a fine gennaio. Ma da chi hai distribuito? Dal 01. Dal 01? Dal 01 o dal no. dalla... ti dico no. Allora lo prendiamo. No, il film è molto bello, eh? e... proprio di quelli che vanno a fare i formatori medici. Uh -huh. E quindi dicono al medico senti, prescrivi queste qua. E quindi da questo filmato abbiamo potuto eh, capire come eh, ci sia questo interscambio, posso chiamarlo così, eh, tra eh, chi, sì. ecco, chi assiste e chi invece mette in scena, come in questo caso appunto Ippolito Chiarello, un, uh, un monologo. Ed è una formula che funziona perché avete pensato già ad altri uh, eventi di questo tipo. Sì, è una formula che funziona, è una formula che è apprezzata, come dicevo prima. Funziona per quello, funziona perché va incontro a, a un'esigenza che magari si ha in genere. E un'altra, vabbè, a parte il fine anno che abbiamo fatto insieme in Fucino, il, il, sì. il Capodanno. Il fine sì. anno, quindi la sera del Capodanno, ehm, che non ha particolarmente non ha avuto una esibizione. L'esibizione non c'è stata, è stato uno stare insieme. E questo più che un evento è stato un appuntamento ecco, di questo tipo qui, dello stare insieme a tavola, di, del produrre anche quanto abbiamo prodotto per, per mangiare, per, per cenare. <ride> abbiamo avuto un, un mese di, di riposo, anche se non sono state ferie, ma e abbiamo ripreso a febbraio con la programmazione del 2014. E, con un appuntamento eh, che si è chiamato eh, Immaginarsi Tarocco. E, è, stato, è stata un'esperienza di condivisione, di condivisione eh, e, intanto eh, la prima esperienza di collaborazione con eh, un'altra associazione di promozione sociale si occupa di psicologia, Noesis mm -hmm. di Bari. Eh, e in collaborazione anche con altri due artisti che eh, di solito si occupano e fanno tanti appuntamenti eh, tra Roma e Firenze in realtà, loro sono, sì, sono si di si chiamano fuori. Caffè Mediterraneo e, e si occupano, lavorano su, con gruppi, sul disagio e, ecco, realizzano lavori con gruppi di persone, di, lavori che siano anche un sostegno in questo caso il discorso era. totalmente differente sì, rispetto alle, alle precedenti esperienze. Sì, non c'erano ovviamente delle problematiche di questo genere da affrontare, però la dinamica secondo me era abbastanza simile. Era una sorta di. Forse esagero chiamandola analisi di gruppo, però un modo per far venire fuori delle particolarità dalle, dagli ospiti che si sono trovati catapultati in questa esperienza che di cui non avevano peraltro. assolutamente idea. Dopodiché arriviamo al 14 di febbraio con l'evento Amore che, Imperfetti Che è stato uno splendido San Valentino. <ride> San Valentino. Splendido all'insegna dell'imperfezione, proprio perché è saltato un pochino lo schema del, dell'amore perfetto che va festeggiato il 14, il 14 febbraio. Di amore si parlava. Ma in questo amore, anche in questo caso si è trattato di un reading, però che ha preso più la forma di un racconto, sempre accompagnato da musica, immagini, con una, una colonna sonora bellissima perché riprendeva le, le musiche degli anni 60-70, Beatles, Rolling Stone, Pink Floyd. E quindi anche un po' nostalgico da quel punto di vista, ma è una storia in cui non si sa fino alla fine se c'è o meno questo lieto fine. In cui si intersecano delle vite e ci sono tante scelte imperfette che poi prendono delle direzioni. Guardiamo il filmato. un modo diverso, alternativo di festeggiare San Valentino, Claudia. Sì, e, e in questo caso volevo aggiungere che un'attenzione particolare è, è, è relativa alle scenografie, agli allestimenti. In questo caso ospitavamo delle opere di Daniele Geniale che sono dei, dei baci della, de, del, del cinema. Mirella. Eh, la scenografia sì. in questo caso è un aspetto importante, sì. non tralasciato e non trascurato nell'ambito dell'attività della Fucina, perché l'allestimento, la scenografia sì. è parte di questo progetto. Esatto, e adesso eh, potevamo anche ricollegarci un attimino al concetto delle case galleria, e che ha funzionato ehm, in questa occasione, eh, è stata la prima esperienza di Casa Galleria eh, dentro un evento, ehm, quindi abbiamo messo insieme il concetto San Valentino, opere di Daniele Geniale, eh, eh, che rappresentavano scene di, eh, di baci, come si è visto nel filmato, e, e che sono, erano lì sulle pareti di una casa a, a esporsi. Ecco. E quindi un po' il concetto di, di, di casa galleria. E eh, anche invece di allestimenti di casa. Cioè, ehm, abbiamo già realizzato due allestimenti diversi. Se visto anche prima nel filmato, per esempio, del, dell'equinozio cioè dell'inaugurazione, c'erano le luminarie. Le luminarie, tra l'altro, gentilmente offerte in uso per alcuni giorni proprio dalla ditta di Andria, di quelle che a San Riccardo vengono lì a montare, no? a montare le, le, le luminarie città. per strade, sì. esatto. E, ed erano esattamente mh, erano proprio quelle, appena eh, smesse da San Riccardo le, ce le ha fatte tenere qualche giorno ed è stato un allestimento eh, chiaramente temporaneo. Dopodiché è stato fatto un altro allestimento eh, che è attualmente... È anche se visto anche nei filmati, filmati di, che, abbiamo di, visto, sì. di, di, che abbiamo visto prima, eh, che poi saranno cambiati, perché è importante, è importante per noi questo, è importante nel linguaggio, eh, nel linguaggio di un luogo in relazione magari anche alle stagioni, certo. alle stagioni o che ben eh, si, mh, mh, si innesti in, in discorsi che stiamo... Facendo, avanti. esatto. E infatti prevediamo ora, in primavera prevediamo di cambiare allestimento. Perché? Perché la casa e perché l'esperienza è un divenire. Anche e, per la casa. Eh, sì, sì eh, e poi c'è claro. anche un po' un discorso di prima parlavamo di comunicazione, la comunicazione siamo tutti visiva. da tutti questi punti di vista. Uh, Appuntamenti in corso e i prossimi? Sì. Allora, Un aperitivo al tramonto molto particolare, atteso. L'aperitivo al tramonto è, sta arrivando perché è legato alla stagione primaverile ed estiva, perché è in terrazzo. Non ci sono ancora le rondine, e quindi aspettiamo le rondine Nell'attesa però c'è Nell stata ecco, l'inaugurazione. Proprio ripensando alla, alla scorsa estate e quindi al festival e anche a questi aperitivi con gli addetti ai lavori del festival abbiamo appena inaugurato la sezione ufficiale degli aperitivi con aperitivo con autore con Ricciforte, una compagnia che qui conosciamo abbastanza bene. bene, ospitati più volte da, dal festival Castel dei Mondi. Ormai molto famosi anche all'estero, hanno dei lavori importanti in Russia e a Parigi. Tornano al Kismet e sono ospiti in fucina. della Fucina. Per un, eh, per, un, per un incontro, una discussione, ecco. non, non per, non uno, per spettacolo, uno spettacolo. Esatto, per, eh. uh, um, per concludere, uh, un altro appuntamento, quello di cui parlavamo prima, quello con... Uh, un laboratorio. laboratorio, esatto sabato, sabato prossimo, il 22 il laboratorio eh, di eh, crepe eh, l'abbiamo accennato prima eh, un laboratorio di crepe in cui è possibile imparare a fare le crepe ma con una persona francese e lo farà in francese tra l'altro, può essere un'occasione per dire, una, una lezione in francese diciamo così. poi magari ci sarà la traduzione simultanea in italiano o in un dialetto che si, <ride> si voglia perché no, perché siamo sempre il radicamento al territorio, è così è importante, importante. Mm. Eh, Riprendendo un po' quelli che Abbiamo detto essere già uh, stati laboratori. Laboratori uh, esperienziali di cucina in cucina e di cucina, eh, e questo è il secondo, perché il primo era quello sui dolci natalizi, i prezzelli uh -huh. eh, andriesi, e questo qui. Grazie allora per essere state Buongiorno. con noi, posso dire per aver condiviso la vostra esperienza sì. con voi? L'ultimo appuntamento: no, scu eh, sì, eh, scusami sì. se ti ho interrotto. Sì. Volevo parlare solo del, dell'ultimo appuntamento sì. eh, eh, programmato, ecco, sì. che sarà quello dell'8 marzo che è un'esperienza molto, molto particolare. Riprendiamo un po' il concetto della musica da camera, eh, cosa che si usava nel, nei, nei salotti barocchi, nell'età barocca. Ehm portando eh, in casa, tra le mura domestiche, così come avveniva, la musica da camera si chiama così perché camera, accadeva perché, eh sì. nelle, eh, nelle camere, e, mm, e l'evento si chiama Ch'io senta amor per femmine, ed è un duo eh, pianoforte e voce, e, mm, e, quindi musica da camera, musica barocca, e la, la, la particolarità è, a parte la musica e, il, e la voce eh, molto, molto importante di due persone che tra l'altro sono di Andrea, quindi valorizzazione dei talenti locali, eh, attuali, ma anche eh, valorizzazione di artisti dell'epoca, sì. perché, eh, perché il repertorio sarà eh, di artisti del luogo, eh, pugliesi, che... Eh, hanno prodotto tanta letteratura musicale in quel, in quel periodo e non ci sono tante occasioni di ascoltare questa musica. Questo, io ho potuto conoscerlo personalmente, questo percorso, ne sono felice. Eh, ecco, e anche in questo avrà. caso una condivisione, un'esperienza condivisa <ride> anche questa, ma soprattutto la possibilità di usare anche in questo caso la fucina come eh, luogo. Per le prove, sì, quindi infatti, un uso un po' sì, esatto anche, perché della, anche per, della casa in questo caso. No? Sì, ecco, eh, che estende proprio il, il concetto eh, che dicevamo prima, eh, usare questo spazio a scopi, eh, insomma, per, per l'espressione di, eh, di linguaggi artistici e... Eh, per fare un esempio, eh, ultimamente più volte sta accadendo che del, proprio una formazione cameristica e corale, eh, gli accorati, eh, stanno provando a casa. E io ne ho il piacere perché intanto mi sono innamorata di questa musica per cui eh, no, le per pareti di casa non fanno che, <ride> non ringraziare. Fanno che ringraziare. Perciò questo può, in corso d'opera può accadere anche questo. Non avevamo immaginato ma sta accadendo, quindi sono felice di poter offrire. Questa, Claudia, questa possibilità. Ti entusiasma questa, questa esperienza. Molto, soprattutto l'idea che, ecco, che cose che non sono state immaginate succedano. <ride> Bene, io vi ringrazio, è stata una puntata molto interessante, molto creativa, anche molto dinamica. Eh, grazie per aver condiviso questa esperienza con noi e chissà grazie che magari Tredione te, non segua qualche evento della, della fucina, che, eh, eventi che sono davvero interessanti. Uh, grazie a Mirella Calderone presidente di Fucina Domestica, e grazie a Claudia Ceci, giornalista responsabile della comunicazione di Fucina Domestica. Grazie ancora per essere stati con noi, io grazie. vi do appuntamento la prossima settimana, vi ricordo che Femminile Plurale va in onda il mercoledì alle 21.15 in replica, il giovedì alle 14.35, ci trovate anche sul sito www.tredeon.it, la pagina dedicata a Femminile Plurale. Grazie ancora alla prossima.